viaggia sull'asse Piemonte-Qatar la possibile soluzione al problema delle perdite delle tubature dell'acqua. Nel 2009, Politecnico di Torino, Qatar University, Qatar Mobility Innovation Center hanno lanciato l'iniziativa Wireless Innovation for Water Conservation. Oggi se ne vedono i primi risultati. Il problema delle perdite nelle tubature dell'acqua è conosciuto in tutto il mondo e colpisce più o meno quasi tutti i paesi. L'aspetto più complesso è riuscire a identificare con sufficiente precisione la posizione esatta della perdita, essendo i tubi quasi sempre interrati. Per risolvere il problema ho pensato di usare la tecnologia wireless e costruire una sorta di telefono cellulare in grado di navigare nei tubi dell'acqua. Ora siamo pronti a realizzare e presentare il primo prototipo. La water mall ha diversi componenti. Cominciamo dall'antenna. L'antenna è stata realizzata tenendo conto della presenza di una scheda elettronica montata alle sue spalle in modo da non interferire col segnale. Ora siamo nella camera anecoica. Qui è il luogo adatto per testare le performance dell'antenna. Qui possiamo anche testare l'emissione e l'immunità di questo sensore, molto importante da un punto di vista della compatibilità elettromagnetica. Very important for the from the electromagnetic compatibility point of view. Su questi schermi vediamo i segnali che arrivano dall'antenna e possiamo osservare anche il segnale che riceviamo mentre facciamo ruotare la water mall. As you can see here we have this test pipe. Questo è il tubo che utilizziamo per i test, disseminato di rubinetti per simulare le perdite. Anche in questo caso lo schermo riceve i segnali del test della water mall una volta inserita nel tubo, lo percorre, segnala le perdite durante il percorso. Signal coming from the leakage. Quella che abbiamo visto è un prototipo, una versione demo. In realtà quando diventerà operativa la water mall sarà di dimensioni molto più ridotte, parliamo di un diametro di 4-5 cm in modo che sia utilizzabile in tutti i tipi di tubi di distribuzione dell'acqua.